Parliamo di terremoto, parliamo di quello che è successo dal 30 ottobre scorso. Domenica mattina si torna a parlare di terremoto in Abruzzo come in altre regioni d'Italia. Si torna a parlare dei danni e oggi ci si interroga perché sono passati 7 anni e qualcuno dice che cosa è cambiato in questi 7 anni da quando l'Abruzzo ha sentito quelle che sono le conseguenze di tanti anni di, in qualche modo, lontananza da quello che era la prevenzione. Lo facciamo con degli ospiti studio. Iniziamo con Matteo Re, della sala operativa della Protezione Civile d'Abruzzo. Benvenuto. Grazie, buonasera. Accanto a lui c'è Gabriella Ragni, sempre sala operativa Protezione Civile Abruzzo. Benvenuta. Grazie, buonasera. Abbiamo anche Angela Di Gianmarco, consigliere comunale del comune di Montorio. Ricordiamo che Montorio fa parte di quei comuni che ha avuto veramente tantissimi sfollati e tanti danni. Benvenuta. Grazie, buonasera. E poi ci facciamo dare qualche risposta importante da Katia Dinisio, che è il segretario dell'Ordine dei Geologi d'Abruzzo. Benvenuta. Buonasera. E poi di quelli che sono i problemi della ricostruzione ne parliamo con un architetto che si è occupato di ricostruzione in diverse zone d'Italia. Lui chiederemo perché succede quello che succede. Lelio Oriano Di Zio, benvenuto. Buonasera. Quello che è successo domenica lo sappiamo perché se ne è parlato sotto tutti i punti di vista con le TV nazionali. In Abruzzo continua la conta perché da quello che è successo domenica ci sono state altre scosse, si contano i danni per i comuni, come ci aggiornerà la Protezione Civile e anche proprio il comune di Montorio, però noi ripartiamo da quella che è quella ricostruzione e soprattutto da quelli che tutti hanno visto come l'onda di propagazione che ha toccato più di una regione e poi vediamo quelli che sono stati le prime immagini in Abruzzo con questa scheda. Thank you.
messaggio alle popolazioni: noi ricostruiremo tutto, le case, le chiese, gli esercizi commerciali. Ricominciamo da qui, iniziamo proprio con la protezione civile, perché tutto inizia alle 7.40 di domenica, arriva questa scossa che è molto più forte di quella avvertita il mercoledì precedente. Qual è esattamente lo stato in cui vi siete trovati, come si avvia tutta la catena, quali sono le vostre pertinenze? Ma innanzitutto io, che lavoro nella sala operativa regionale, così come la collega, ci siamo trovati subito di fronte a un'emergenza, a un'emergenza nell'emergenza, se vogliamo, perché sappiamo già tutti che con la prima scossa del 24 agosto c'erano stati dei problemi anche in Abruzzo, ma era, diciamo, una regione toccata marginalmente dal sisma, se vogliamo. In realtà con l'ultima scossa del 30 ottobre sono aumentati in modo esponenziale le attività, le richieste di sopralluoghi, e soprattutto ci siamo trovati di fronte a una situazione in cui c'era molta parte della popolazione da assistere effettivamente. Noi abbiamo avuto diversi problemi nella fascia interna della provincia di Teramo, e quindi ci siamo attivati immediatamente per far sì che i comuni abruzzesi, e in particolare della provincia di Teramo, non fossero lasciati soli di fronte a una situazione piuttosto grave. Chiaramente diciamo, il lavoro della sala operativa è prettamente quello di coordinamento degli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione, cioè la sala operativa raccoglie le segnalazioni dei cittadini e dispone gli interventi delle squadre di volontariato, che fortunatamente sono quelle abruzzesi in particolare, sono sempre pronte a dare la loro disponibilità. Siamo stati sin dal primo momento vicino ai sindaci, siamo in costante contatto con tutti i sindaci della provincia di Teramo e delle altre province per garantire il necessario supporto. Tra l'altro, con una delibera di giunta regionale del 30 agosto è stato istituito il centro operativo regionale, che ha una funzione di raccordo tra i centri operativi comunali, la DICOMAC di Rieti, quindi la direzione di comando e di controllo, per far sì che tutte le istanze che arrivano dal nostro territorio non rimangano inascoltate ma abbiano un'adeguata... Voi ad agosto eravate proprio nelle zone del terremoto, perché noi c'eravamo e c'era proprio un campo base che era stato messo a disposizione dalla regione Abruzzo, quindi voi avete fatto l'intervento anche lì. Esattamente. Io invece a Gabriella Ragni volevo chiedere una cosa. Noi abbiamo raccontato che ogni giorno c'è una conta diversa di quella che è la situazione, perché le scosse continuano e perché comunque c'è la contezza dei sindaci giorno per giorno che si muovono sul territorio. Gli ultimi documenti che cosa dicono? Sì, gli ultimi documenti dicono appunto che cresce in maniera esponenziale proprio il numero delle persone assistite, anche perché ci sono una serie di problematiche legate all'avvicendarsi di queste scosse, quindi si parla infatti di un sisma 1, che è quello del 24 agosto, cui poi si sono sommati il sisma 2 del 26 ottobre e il sisma 3 del 30 ottobre, per cui ci sono una serie di situazioni già esistenti e che sono state ulteriormente aggravate dal verificarsi di queste due nuove scosse, ma ce ne sono di nuove che si sono venute a creare, in particolare con la più recente del 30 ottobre. E dati alla mano, anche se appunto ci tengo a sottolineare che sono dati in continua evoluzione, per cui da prendere un attimino con le pinze perché vengono continuamente aggiornati e modificati, attualmente sono 36 i comuni della regione interessati per un totale
all'incirca appunto di persone che ammonta alle 1900 unità, la maggior parte delle quali concentrate appunto nella provincia di Teramo. Basti pensare che di questi 36 comuni, appunto ben 31 fanno capo alla provincia di Teramo e sono persone che appunto sono state censite per la maggior parte presso strutture comunali, in misura inferiore nelle strutture ricettive locali, e poi c'è una parte della popolazione che diciamo non precisiamo in quanto è appunto un numero indefinito di cittadini che a seguito proprio degli eventi sismici, quindi per motivazioni prettamente psicologiche, quindi anche di timore e paura, preferiscono allontanati. magari sì, dormire in roulotte, camper o anche nelle auto. E dopo sentiamo anche un'intervista su questo. La interrompo perché adesso noi parliamo con il Comune di Montorio. Abbiamo detto, come la Protezione Civile ha sottolineato, che sono dati in continuo aggiornamento, quindi da qui a un'ora potrebbero essere cambiati. Così è per tutti i comuni che sono stati citati proprio da quei fogli. Noi vi facciamo vedere la situazione di lunedì mattina a Montorio, dopodiché invece la consigliera ci dirà come è cambiato il quadro. Guardate. Ci stiamo organizzando tra di noi, non chiediamo niente alle istituzioni, rivogliamo le nostre case come erano e le case vecchie che non sono abitate e che le persone non se le occupano, che venissero demolite. Centro storico di Montorio Alvomano transennato e zona rossa dopo la scossa di domenica mattina, scossa che oltre a un evidente stato di agitazione nei residenti, ha creato lesioni ad edifici in parte già lesionati dal sisma del 2009, la piazza principale quasi deserta. Dal terremoto del 2009 dell'Aquila, che le ricostruzioni purtroppo non sono partite, dovevano partire e quindi si sono aggravate. Ci sono delle case, tipo io qui c'è la casa di mio padre che purtroppo già avevo una B, c'è stato lo sgombero del negozio, io adesso ho una nuova struttura che regge perché è di cemento armato e quindi siamo ancora qui. È brutto perché il paese è deserto, nel centro storico le persone sono andate tutte via, ci siamo solo 3-4 famiglie che ancora reggiamo. Da subito attivo il centro operativo comunale, il sindaco ha diramato un'ordinanza di sgombero con tutte le famiglie coinvolte, ancora in corso accertamenti sugli edifici e nel frattempo si pensa alle necessità più immediate come l'arrivo di nuovi posti letto. I numeri tendono a salire, adesso stiamo occupando soprattutto di quelli che hanno ordinanze già di sgombero e delle persone con disabilità. Al momento sono diverse, qualche centinaio di persone che di fatto abbiamo fuori dalle case con ordinanza già, a parte il centro storico dove già c'erano danni e quindi ci sono stati alcuni distacchi, quindi crolli parziali, nella zona di Leognano, Villa Cassetti, la zona nuova di Montorio, vicino a fianco alla zona PEP, ci sono stati diversi danni, anche abbastanza evidenti da un punto di vista strutturale. Tra i campi di accoglienza allestiti per l'emergenza, il palazzetto comunale ha aperto le sue porte a più di 100 persone. La Protezione Civile ha fatto un resoconto delle prime 24 ore dall'emergenza. Ieri notte hanno pernottato qui circa 100-150 persone. Abbiamo bisogno purtroppo ancora di lettine e di brandine per raccogliere tutti, perché comunque qualcuno si è dovuto adattare con coperte, quindi mettersi appunto per terra. Tutta la comunità si è unita prestando soccorso e offrendo il proprio aiuto. Cerchiamo di collaborare noi tutti insieme a fare fronte con questa calamità che ci ha colpito tutti quanti. Cosa dire? È stata una cosa inaspettata per tutti e cerchiamo di essere collaborativi insieme agli altri, compreso lo staff del Montorio Volley. Abbiamo messo a disposizione tutti i spogliatoi, bagni, docce per la protezione civile, abbiamo allestito i campi che avevamo, abbiamo tolto l'attrezzatura nostra per, diciamo, mettere le brandine agli sfollati. Ad Angela Di Gianmarco chiediamo da quel lunedì ad oggi come cambiano i numeri. Purtroppo sono in costante aumento. Attualmente gli sfollati sono circa 560, dato alle 12 di questa di oggi. Purtroppo Montorio sì, è un paese al momento veramente in difficoltà perché ha subito il danno del terremoto del 2009.
La nostra amministrazione, che si è insediata a meno di due anni fa, ha accelerato sui piani di ricostruzione e ad agosto scorso abbiamo approvato i due piani di ricostruzione, che al momento però sono rimessi in gioco perché la scossa del 24 agosto aveva già creato 150 sfollati e l'ultima scossa del 30 ottobre ha creato ulteriormente una difficoltà. Il centro storico al momento ha delle zone rosse notevoli, abbiamo qui anche l'ordinanza, perché il sindaco ha emanato 16 ordinanze di sgombero dal primo sisma e appunto abbiamo collocato delle persone nelle strutture alberghiere ed altre nel palazzetto dello sport. Anche qui però sono situazioni che devono essere in qualche modo, come dire, portate provvisoriamente, perché la Protezione Civile ha allestito anche una cucina da campo, quindi stiamo dando sistemazione, stiamo accogliendo come possiamo, però è necessario quanto prima cominciare con i sopralluoghi per dare anche degli esiti e cercare in qualche modo di accelerare tutta la ricostruzione. Qui in effetti potete notare come c'è appunto il problema della zona rossa, che comunque è notevole per il centro storico, e abbiamo tutte le frazioni con delle zone rosse. Ad esempio c'è Villa Maggiore, che è un'altra frazione di Montorio completamente in difficoltà rispetto ai precedenti sisma. La famosa zona nuova è stata colpita? La zona nuova è stata colpita e attualmente stanno aspettando appunto i tecnici anche della Protezione Civile per gli esiti, perché appunto c'è un problema. Le espressioni dell'architetto bellissime quando sento. E poi abbiamo zona nuova ricostruita, no? Sì, ricostruita in parte, e poi abbiamo purtroppo Faiano, che è una realtà già colpita nel precedente sisma, ma che è completamente zona rossa. Quindi Montorio è veramente in difficoltà in questo momento. Allora, una delle tematiche più al centro dell'attenzione in questo momento è il fatto che, se il mercoledì c'è stata una scossa di terremoto, non ci si aspettava domenica un'altra scossa, soprattutto di intensità superiore a quella del mercoledì. Si parla di diversi giorni. A questo punto si è iniziato a parlare di una situazione di attività, quindi non è conclusa, ci potrebbero essere altre scosse. Una 4.8 è stata registrata ieri, si era annunciato che dopo 24-48 ore ce ne sarebbe stata un'altra, e insomma c'è stato un susseguirsi di dichiarazioni di quello che poteva succedere. A questo punto noi, proprio alla geologa, chiediamo quella che è la propagazione dell'onda. Noi abbiamo delle immagini che sono molto importanti da spiegare, perché prima noi ci siamo parlate, lei mi ha spiegato quanto il suolo, no, facciamo vedere le immagini con le foto, perché in una di queste si parla anche della stratificazione. Da quella poi andiamo invece a vedere quella che è l'effetto della cresta. Perché? Perché l'Italia è stata suddivisa in macrozone per far vedere quelle che sono più pericolose. Dopodiché ci sono in dettaglio le immagini che fanno vedere quello che può succedere. Questa è l'Italia, allora iniziamo da qua. Sì, allora questa è una carta in cui vengono evidenziate le aree a colorazione differente di pericolosità legate a diverse possibilità di occorrenza di accelerazioni. Le zone rosse, violacee, quindi quelle che in qualche modo attraversano tutta la fascia appenninica, sono quelle a più alta pericolosità, quindi quelle dove si verificano i terremoti con accelerazioni maggiori. Nel dettaglio ce n'è una più stretta per far vedere, sì, quella che è la propagazione, perché di questo si parla, nel senso che ci si chiede perché in alcuni casi un terreno faccia cessare la scossa e un altro invece gli dia quasi una rincorsa. Eccola qua, questa è una delle. Sì. Questa, allora, che spiega? Allora, noi tendenzialmente da una sorgente, quindi da quella che viene considerato l'ipocentro, quindi il punto da cui si propagano le onde, noi abbiamo una successione di onde che si propagano. Le onde P, che sono le onde prime, poi abbiamo le onde S e poi abbiamo le cosiddette onde superficiali. Aspetti che ce l'abbiamo proprio questa immagine, proviamo a trovarla, che c'è quella con le onde S, le onde V, l'abbiamo vista prima. Sì. Cioè sempre in dettaglio, quindi molto grande sulla distribuzione di quella che è la scossa del terremoto, perché abbiamo ricordato poi la differenza tra l'ipocentro e l'epicentro, perché poi in quel caso lì, esatto, è proprio questa. Allora, qui c'è ancora un altro discorso, nel senso che noi abbiamo delle onde cosiddette di volume, che sono le onde P e le onde S, e poi abbiamo le onde superficiali.
Tutte queste onde hanno, si propagano con velocità differenti. Nelle zone più vicino all'epicentro, quindi alla proiezione sulla superficie dell'ipocentro, il susseguirsi di queste onde è molto ravvicinato. Più ci si allontana, più diciamo, questi treni d'onda hanno un tempo di propagazione che si evidenzia. Qui c'è invece evidenziato quello che è l'effetto di sito. Allora, normalmente noi siamo portati a pensare a una propagazione, e per semplificare si dice come quando butti un sasso nell'acqua, quindi ci sono queste onde che si propagano. In realtà il suolo è una struttura estremamente più complessa, non è omogenea, non è isotropa, e quindi che cosa succede? Che queste onde si propagano e non c'è un decadimento. Quindi più si è lontani e più la scossa in qualche modo si attenua. Può succedere che anche a distanze grandi dall'epicentro si abbiano dei danni indotti proprio da effetti cosiddetti di sito. Gli effetti di sito sono sostanzialmente di due tipologie: effetti di tipo topografico, quindi proprio date dalla conformazione, o effetti di tipo stratigrafico. Qui ad esempio c'è una roccia con un terreno. Al passaggio tra roccia e terreno l'onda in realtà non si comporta nello stesso modo, perché cambia la sua velocità. Tendenzialmente nelle rocce hanno velocità più elevate, nei terreni rallentano. Al rallentamento si ha spesso un'amplificazione. Quindi in qualche modo l'onda tende ad avere una maggiore amplificazione, si vede qui, e a questo corrisponde anche una durata maggiore del terremoto, perché in qualche modo la struttura del suolo oscilla per un tempo maggiore. Lì ci sono messe in evidenza proprio a sinistra dello schermo all'amplificazione a causa della morfologia, in particolare di un picco, di una cresta, quindi anche in presenza di calcari, ma quindi calcari di rocce, diciamo, ma con una conformazione particolare che possono indurre fenomeni di focalizzazione, quindi anche in questo caso amplificazione, oppure zone date da un'amplificazione indotta da una stratigrafia, quindi magari terreni recenti, alluvionali, in cui appunto l'onda viene amplificata. Chiaramente all'amplificazione poi corrisponde un maggior scuotimento e associato spesso i danni. Un'altra cosa importante che vorremmo far vedere, parlavamo prima, è la storia dei terremoti che hanno coinvolto l'Abruzzo e le regioni vicine. C'è proprio una mappa che fa vedere tutti gli anni in cui ci sono stati, perché prima l'osservazione era, non è che dal 2009 ci siamo accorti che ci sono i terremoti, però non sempre ci si ricorda di questo, ed è questa qua. Sì. E anche qui si vede come poi la concentrazione dei terremoti avviene proprio all'interno di quella fascia che avevamo visto essere considerata la più pericolosa. In realtà, se sovrapponessimo questa carta alla carta delle faglie attive, ci renderemmo conto che le faglie attive, quindi quelle capaci di generare terremoti, sono localizzate proprio gran parte nella fascia appenninica, che sono poi quelle che hanno con il loro movimento determinato i terremoti. Prima mi ha detto una cosa interessante, rimettiamo la macrozona dell'Italia, perché si nota ovviamente che si parla di montagne dove è rosso e viola. Sì. E c'è un motivo, perché mi spiegava che da sì. lì... In realtà le montagne sono proprio la manifestazione della dinamicità della terra, sono aree in sollevamento, gli Appennini sono montagne geologicamente giovani e quindi sono la testimonianza di questi grandi scontri tra le placche che in qualche modo generano quelle
forme di accumulo di energia che poi, quando si superano determinati livelli, scaturiscono nella rottura e quindi nel terremoto. Nella seconda parte, tra poco, vedremo quelle che sono state alcune case molto lesionate e chiederemo in qualche modo una descrizione, un commento al nostro avvocato in studio. Tra poco. Seconda parte, continuiamo a parlare di quelli che sono i danni rendicontati per l'Abruzzo. Proprio nella giornata di oggi si continua a parlare di Teramo. Teramo è stato molto al centro dell'attenzione, ma anche proprio la città di Teramo per quanto riguarda le scuole. A proposito, la nuova direttiva del Comune è quella della riapertura che avverrà il 10 novembre per le scuole di Teramo per ulteriori controlli e il completamento di verifiche e piccoli interventi di manutenzione. Questa è la notizia da poco uscita. Ci sono ancora controlli, ci sono ancora abitanti che in qualche modo lamentano la paura, perché poi è questa la paura di rimanere dentro casa, l'avete detto anche voi, no? Nelle prime scosse non c'era la percezione, la paura di oggi, dove ce ne sono succedute diverse. Insomma, uno si inizia a chiedere anche quanto la casa lesionata possa in qualche modo essere sicura, ma i controlli richiedono tempo, certo. Alcune ancora non sono state controllate, quindi insomma in qualche modo i cittadini abbandonano le case. Vediamo cosa è successo questa mattina a Teramo in questo servizio. Situazione a dir poco drammatica con l'atterrato, popoloso quartiere periferico di Teramo. In via Giovanni XXIII e via Damoli sono state dichiarate complessivamente inagibili 5 palazzine con lo sgombero di 80 famiglie. Fino a questa mattina l'Ater aveva ritenuto lesionati ma agibili 4 dei 5 palazzi. L'intervento con sopralluogo del sindaco Brucchi ha determinato una nuova decisione su questi stabili, per i quali sarà firmata immediatamente un'ordinanza di inagibilità temporanea. Da quanti anni lei vive in queste palazzine dell'Ater? Queste sono state costruite nel 74 e hanno resistito a tutti i terremoti che ci sono stati, però questo di domenica è stato proprio, infatti casa mia, cioè ho paura, la mia camera ci entra un dito, ci entra quasi una mano in camera da letto, e poi c'è l'ingresso delle camere che è spaccato e ridà proprio sulla sala, che cioè se io mi ci appoggio può anche cadere, io ho paura insomma. La vostra casa è agibile o no? Non lo sappiamo, se nessuno viene, noi che ne sappiamo, noi da domenica, io dormo da fuori da ottobre in macchina perché non abbiamo altre case, noi che ci possiamo appoggiare da qualcuno. Adesso andiamo verso il freddo. Palazzina dell'Ater in via Damoli a Teramo, i crolli sono evidenti, la popolazione ha paura, ma per l'Ater questa palazzina sarebbe agibile. I cittadini hanno chiamato oggi il sindaco per un sopralluogo e il sindaco ha deciso per l'inagibilità. Su queste palazzine ci sono stati diversi sopralluoghi. Stamattina abbiamo fatto l'ulteriore sopralluogo con i tecnici dell'Ater, con i tecnici del comune, e riteniamo che ci sia la necessità di fare dei lavori, c'è una inagibilità temporanea con ordinanza ai proprietari, quindi all'Ater, di eseguire subito i lavori in modo che questi cittadini possano tornare nelle proprie case. È chiaro che non è facile stabilire immediatamente sull'agibilità o inagibilità di un edificio, come in questo caso, che ha diversi problemi ma che a detta dei tecnici da un punto di vista strutturale i problemi non sono così importanti, però siccome sono i tecnici che devono decidere, non è il sindaco, si è deciso insieme che si farà un provvedimento di inagibilità temporanea, i cittadini verranno in qualche modo sistemati o negli alberghi o nell'autonoma sistemazione, io ordinerò all'Ater di fare immediatamente gli interventi di sistemazione di queste palazzine e così che i cittadini potranno rientrare nelle proprie case. Prima di commentare, dice lei di cosa si è occupato? Insomma, la dico così, un riassunto veloce. Ma mi sono occupato del recupero, del restauro dei patrimoni storici, da Santo Stefano a Salemi, del castello di Semivicoli a Poggio Reale. Insomma, ho vissuto qualche anno tra le pietre e continuo a vivere tra le pietre. Mi commenta le immagini?
Ma guardi, è molto difficile, perché un'analisi a distanza di un danno sismico è assolutamente azzardato. Non mi permetterei di fare un'analisi e di dare un giudizio. Mi sembra che quanto detto sia sufficientemente chiaro e onesto. Esiste uno stato di inagibilità almeno apparente, poi parliamo di inagibilità amministrativa o inagibilità di fatto, insomma una inagibilità apparente. Questo non significa che il fabbricato di per sé possa poi manifestare danni strutturali tali da renderlo effettivamente inagibile, per cui mi sembra che quanto detto sia coerente. Né dalle immagini mi sento di aggiungere oltre, di aggiungere altro, perché vedo dei paramenti murari che sono ovviamente disconnessi dalle strutture, vedo degli intonaci che sono sicuramente espulsi dalle strutture. Ma diciamo che tutto questo sarebbe per noi progettisti buona cosa. Cioè il nostro obiettivo, bisogna dirlo con chiarezza, non è quello di costruire degli immobili assolutamente resistenti ad un sisma, anche perché poi dovremmo chiederci rispetto a quale sisma devono resistere, qui entreremo in un altro meccanismo. Il nostro dovere è quello di rendere gli edifici sicuri, che preservino le vite umane e che arrecano danni, che rispetto al sisma subiscono danni che possono essere riparati. Quindi mi sentirei di dire che quanto visto non mi sembra effettivamente una condizione drammatica, atteso poi la verifica di qual è il livello energetico del sisma che su questi immobili si è scaricato, e quindi rispetto ad altri sisma come si comporterà questo edificio non posso dirlo. In effetti questa osservazione è molto importante, perché in questi giorni ci si è preoccupati un po' all'allarmismo generale perché continuano le scosse, voi poi insomma avete sentito anche qual è lo stato d'animo delle persone, quindi magari è più facile raccontarlo, però il ragionamento è questo: la casa deve in qualche modo oscillare, perché finché oscilla non si spaccherà in due, in qualche modo vuol dire che insomma segue il... Avere una casa che ha un danno sulla parete equivale al fatto che ha attutito il terremoto? Cioè può essere un ragionamento che deve... Lo semplifichiamo. Sì. Diciamo che una casa subisce, accumula dell'energia. Questa energia deve essere dissipata. Il fabbricato lo dissipa in più modi. Tra questi ci sono la formazione di lesioni, di crepe, di cedimenti. L'importante è che questi non superano quel livello di criticità da innescare il crollo, la rovina, la distruzione, quindi ovviamente il danno alle persone. Quindi è evidente che un immobile sottoposto ad un sisma subisca dei danni. Non possiamo evitare che ciò accada. Una curiosità, si parla sempre del Giappone, perché l'Italia viene accusata del fatto che per il Giappone sarebbe una barzelletta da ridere, una scossa di questa entità. Per il Giappone un terremoto 8 o 9, ricordo. Da un lato c'è chi dice in Italia si può contare quello che può essere la magnitudo massima raggiungibile grazie alla profondità, che invece in Giappone è diverso, quindi noi non avremo mai quella potenza. Questa era una notizia che è circolata in questi giorni. Dall'altro chi dice guardate come oscillano i palazzi in Giappone durante il terremoto e in Italia non è possibile. È un paragone che si può fare? Allora, da un punto di vista tettonico abbiamo proprio situazioni differenti. Noi abbiamo delle tipologie di faglie che non hanno, ma proprio per un assetto tettonico, non hanno la potenzialità dei terremoti del Giappone piuttosto che di San Francisco. E di contro è chiaro che abbiamo questo forse è più l'architetto, ma abbiamo una vulnerabilità data da una storia del costruito che chiaramente non è quella del Giappone. E qua ci risponde quindi proprio l'architetto. Beh, è evidente. Credo che non ci sia proprio paragone possibile. La nostra storia, diciamo, edilizia è totalmente diversa dalla storia edilizia del Giappone come di altre parti del mondo. Il patrimonio antico, storico, e ci aggiungerei quello vecchio, poi magari apriamo una parentesi, perché forse dobbiamo imparare a distinguere che cos'è vecchio, che cos'è antico e che cos'è storico. Noi abbiamo una quantità di patrimonio vecchio, antico e storico, patrimonio minore, per cui con tecniche costruttive a volte anche molto semplici, che sono disseminate proprio lungo la dorsale orogenetica degli Appennini, cioè sulla dorsale degli Appennini abbiamo i piccoli borghi che risalgono a 4, 5, 6, 7, 8, 10 secoli.
rispetto a questi patrimoni il confronto col Giappone non è assolutamente possibile. Lei è rimasto stupito di quello che è successo a Norcia con la facciata che è rimasta in piedi e il resto che è crollato? No, assolutamente no. Perché? Perché i cinematismi, cioè i modi come un fabbricato reagisce, sono molteplici e derivano appunto da come il manufatto è costruito, come sono collegati tra le diverse parti, cioè le pareti verticali e le pareti orizzontali, che in questo caso sappiamo che le chiese sono tra le più vulnerabili perché non hanno elementi orizzontali che aiutano gli elementi verticali ad assorbire l'energia del sisma. Quindi che possano verificarsi crolli di questo tipo è assolutamente plausibile, non c'è nulla di miracoloso e nulla di misterioso. Per quanto riguarda i prossimi giorni, si è parlato della faglia attiva, se ne parla tuttora. Cosa c'è da aspettarsi? Perché poi ovviamente si va dietro ai dati che circolano. Cosa significa che è attiva e cosa c'è da aspettarsi intorno all'Abruzzo? Perché qua parliamo delle Marche e parliamo del Lazio quest'estate, insomma due zone che hanno avuto ripercussioni qui. Domanda... Allora io diffido intanto sempre delle persone che danno certezze ad una domanda del genere. Noi sappiamo di vivere in una zona che è ad alta pericolosità sismica e lo è tutta la fascia appenninica abruzzese. Sappiamo appunto che abbiamo queste faglie attive, quindi faglie che hanno la capacità di generare terremoti. Normalmente i terremoti hanno un main shock, quindi quella che viene considerata la scossa principale, con un foreshock, quindi quello che viene dopo, che ormai abbiamo capito che non si dice più che vanno a diminuire, ma all'interno di questo foreshock è possibile che si verificano anche terremoti, eventi che hanno magnitudo paragonabile o anche maggiore. In realtà non c'è una certezza sull'evoluzione di questi meccanismi. Qual è un buon consiglio? Un buon consiglio, secondo me, su due livelli. Allora, su un primo livello, chiaramente noi ad ogni terremoto conosciamo sempre qualcosa di più. Il secondo consiglio è che in realtà noi sappiamo già una cosa che per noi è fondamentale, che viviamo e dobbiamo convivere con questa realtà del terremoto e allora dobbiamo attuare una serie di politiche che sono quelle che normalmente riusciamo ad attuare solo in caso di emergenza. Noi dobbiamo cominciare ad attuarle in tempi di pace, quindi quando c'è la possibilità di fare realmente prevenzione. Allora, ieri c'è stato un incontro a Teramo dove si sono riuniti tutti i comuni in qualche modo del Teramano. Ovviamente voi ci siete andati? Sì. Al BIM, cioè, si è svolto. Allora, cosa è successo? Che per quanto riguarda i comuni dell'entroterra c'è stato in qualche modo la preoccupazione, la paura di essere accantonati, di non essere ascoltati, perché poi noi abbiamo visto nelle immagini di Montorio al Vomano che c'erano ancora delle costruzioni che erano con dei puntellamenti dal 2009, quindi significa che in 6 anni Montorio è rimasta in quel modo, col puntellamento, e non è andata oltre. Per farvi capire in che stato vivono i sindaci, vi facciamo sentire questa intervista. I sindaci teramani Nocratere dei comuni di Colledara, Campli, Civitella, Castelli, Castel Castagna, Tossicia, Isola del Gran Sasso, Torricella, Pietracamele e Fano Adriano lanciano un appello alle istituzioni per velocizzare le verifiche sugli edifici, ma soprattutto per dare un tetto agli sfollati. Rappresentano circa 8.500 famiglie, oltre 20.000 persone, alle prese con danni ingenti alle case e alle attività produttive. Per questo l'obiettivo è non essere esclusi dai fondi previsti per la ricostruzione. Quello che chiedo io alle istituzioni è di cominciarci a mandare immediatamente qualche fondo in modo da anticipare qualche mese dell'autonoma sistemazione a questi nuclei familiari in modo che possano fare contratti di affitto. Per il momento noi siamo fermi con le verifiche dell'ordinanza a quello che sono state le verifiche del 24, a seguito del sisma del 24, dove abbiamo fatto 11 ordinanze di sgombero
e chiusura e interdizione di parecchi tratti dell'interno del paese, però adesso aspettiamo le nuove verifiche per capire effettivamente quelli che sono i danni contingenti. Non mi vorrei prendere, voglio dire, né eccedere nell'allarmismo né sottovalutare la situazione nuova. Aspettiamo le squadre per capire, ma i danni ci sono, voglio dire, e sono evidenti. Noi abbiamo tutto il centro storico evacuato, abbiamo la sede comunale, questa mattina mi faranno la verifica per l'agibilità, speriamo, perché i dipendenti non vogliono stare più dentro, presenta evidenti lesioni, e poi abbiamo le scuole sicuramente la media non sarà aperta per lunedì perché c'ha delle strutture di tamponatura, delle murature interne con evidenti segni di crolli, di cedimento, e le altre necessitano di verifiche. Questa mattina mi arrivano le squadre della Protezione Civile. Nel nostro comune la situazione è che adesso, proprio ieri, io ho fatto una serie di ordinanze, proprio perché mi sono venuti alcuni tecnici del Genio Civile, ordinanze di inagibilità, per cui la situazione è sicuramente molto critica. Allora, noi chiediamo di non essere lasciati soli, perché sicuramente la situazione è difficile. Comuni come il mio, che non hanno personale tecnico che faccia i sopralluoghi, è veramente difficile. Io ho dei dati ufficiali, veritieri. Ad oggi ho 243 persone sfollate, 110 famiglie sfollate, 110 ordinanze di inagibilità, 8 attività commerciali proprio ferme, bloccate, e 9 chiese completamente inagibili. Io mi auguro adesso che la Regione Abruzzo adotti degli adempimenti veloci, dia i poteri ai sindaci, perché ogni sindaco deve essere il commissario del suo territorio. La preoccupazione è questa, di essere piccoli, di essere trascurati. Il sindaco di Teramo ieri ha fatto una dichiarazione dove ha detto teniamo a mente quella che è la situazione delle Marche, che è assolutamente più grave della nostra, ma noi chiediamo attenzione. Perché comunque in un momento, poi per una regione come l'Abruzzo che l'ha vissuto il terremoto, c'è il massimo rispetto, però la paura è quella di dover rimandare, perché l'abbiamo detto, ci sono i puntellamenti, anche Castelli era piena di puntellamenti del 2009 ed è stato un altro di quei comuni che adesso viene chiamato fantasma. La preoccupazione è questa. A livello di strutture, cosa c'è adesso da dover assolutamente fare? Perché quando si parla di ricostruzione dà l'idea di aggiustare qualcosa, no? E invece quale dovrebbe essere? Perché abbiamo visto, come ha detto la geologa, impariamo ogni volta dal terremoto, non è più che una scossa, poi va a decrescere, adesso abbiamo imparato che da noi può anche crescere, quindi c'è un altro modo di intervenire che dovrebbe essere, no? Con i soldi, con i fondi che adesso hanno in qualche modo tranquillizzato, che avranno. Io vorrei distinguere due aspetti del post-terremoto. Anzi, direi tre, così siamo più chiari. C'è un aspetto di emergenza rispetto al quale è chiaro che bisogna intervenire per mettere le popolazioni nella condizione di vivere il post-terremoto con il minor disagio possibile. Poi c'è l'aspetto, diciamo così, dell'intervento sui danni del patrimonio edilizio, e poi ci sarebbe un aspetto che è legato a una ricostruzione socio-economica di alcuni contesti. Ora io non credo che dobbiamo apprendere ancora molto dai terremoti, dobbiamo apprendere molto dalla storia, perché all'inizio c'era una vecchina che diceva una cosa straordinaria, diceva ci sono le case vecchie abbandonate, sarà bene che le demoliate. Bene, questa donna ha riassunto in sé un concetto sul quale noi dovremmo riflettere, cioè dobbiamo essere sufficientemente consapevoli di qual è il nostro patrimonio per poter fare degli interventi mirati destinati non solo a mantenere in piedi il patrimonio, ma a rendere questo patrimonio veramente bello. Parlando adesso della situazione in itinere, doveva essere nostro ospite, c'è stata una nuova emergenza, il sindaco di Crognaleto. Non ce l'abbiamo, giusto? Proviamo fra poco, perché ci sono stati dei problemi. C'è stato un ennesimo problema, il che significa che si stanno muovendo, perché poi c'è il problema dell'isolamento. Noi abbiamo visto nelle immagini anche i cavalcavia, anche i ponti. Questa è un'altra preoccupazione. Ci sono delle immagini che fanno vedere anche dei dislivelli, insomma, ingenti. Anche voi avete un ponte per arrivare che da un lato è transennato. Quindi anche nel vostro caso c'è stata
una conseguenza sulle strade, sulla viabilità? Alcune strade sono state appunto nei primi giorni diciamo transennate per sicurezza, e c'è un ponte che è diciamo quello più antico che poi porta diciamo la circolazione del paese, che attualmente è stato diciamo sotto controllo dall'ANAS perché appunto è territoriale. Allora io adesso provo a sentire se lo abbiamo, Giuseppe D'Alonso. Sì, ci sono, eccomi. Allora, noi abbiamo annunciato che lei doveva essere qui, spieghiamo cosa è successo e cosa sta facendo in queste ore. Ma intanto mi scuso con lei e con gli intervenuti, però credo che adesso il ruolo del sindaco sia quello di stare diciamo sul problema. C'è la chiusura in atto, la chiusura di un ponte importante, il ponte di Aprati, che mette in pratica in collegamento la zona del Gran Sasso con i Monti della Laga. Si esclude un intero territorio poiché a monte dello stesso c'è in atto uno smottamento di massi, e quindi la chiusura della provinciale. Si rischia di isolare 5 frazioni con 700 abitanti, quindi sono proprio in prefettura per vedere cosa fare su questo problema. Novità nel senso che si attende insomma una firma importante fra poche ore i comuni. Noi parlavamo del fatto che i comuni hanno paura di essere abbandonati. Voi dal 2009 ad oggi che cosa avete ottenuto? Ma intanto 2009 a oggi significa che insomma c'è stata la ricostruzione, ok? Questo è un dato di fatto, perché al di là di qualche aspetto tecnico, di qualche aspetto organizzativo, però insomma il sistema è andato avanti. Oggi c'è una nuova attività sismica, c'è un nuovo terremoto che inizia dal 24, poi si accentua al 30. So che insomma c'è questo decreto che sta per venire fuori. Io credo che ci siano tutte le condizioni per poter risolvere le problematiche, le questioni che hanno i comuni. Certo che i comuni hanno necessità di supporto, credo che ormai siamo allo stremo delle forze e non abbiamo più risorse, ma soprattutto capacità quasi organizzative per dare risposta al sistema. Noi la ringraziamo tantissimo per il suo intervento in questo momento difficile, quindi buon lavoro. Sì. Grazie, arrivederci. Noi siamo in chiusura, però io vorrei da parte vostra tutti quanti un buon consiglio o un appello, perché la Protezione Civile ad esempio è quella che ha il quadro della situazione, sa se manca, se serve aiuto, se serve dare anche qualche messaggio. Il messaggio è che sicuramente nonostante la situazione è così difficile e complicata, il messaggio è che non si è soli. Noi per quello che c'è possibile ci stiamo attivando al meglio, anche grazie alle associazioni di volontariato di cui parlava anche il mio collega prima. Tant'è vero che laddove i comuni hanno fatto richiesta o ci hanno appunto inviato segnalazioni, in particolare in riferimento a materiali, abbiamo provveduto con magari brande, coperte, cuscini, insomma fornendo tutta una assistenza. Canale aperto anche a livello di assistenza magari psicologica laddove sicuramente è necessaria, e ovviamente anche per riagganciarmi alla situazione della viabilità dei ponti. È vero che ci sono situazioni che si sono appunto aggravate nel tempo, come quella del ponte di cui parlava il sindaco di Crognaleto, ma ci sono anche altre realtà che purtroppo presentano insomma criticità evidenti, ma stiamo tutti facendo del nostro meglio per cercare di far fronte alle esigenze. Vi abbiamo visto sul campo. Montorio Alvomano, un appello, una richiesta, qualcosa? Noi ringraziamo la Protezione Civile per quello che sta facendo, cogliamo al volo la richiesta, abbiamo bisogno quanto prima dei sopralluoghi per poter dare delle risposte ai cittadini, perché al momento, come diceva anche il sindaco D'Alonso, anche noi amministratori, ma con tutto l'ufficio tecnico che sta facendo un lavoro encomiabile in comune dal 24 agosto, che stanno facendo il COC, è operativo dal 24 agosto, non l'abbiamo mai chiuso. Ahimè, adesso con il 30 nuovamente, però adesso comincia a essere problematico sia a livello emotivo che a livello psicologico, non ce la facciamo, quindi chiediamo veramente l'aiuto della Regione affinché si possa accelerare su questo fronte, e soprattutto per quanto riguarda Montorio chiediamo quanto prima un colloquio anche per quanto riguarda i piani di costruzione attualmente in essere. Noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo cercare di rimettere il paese nelle condizioni di poter vivere sia diciamo con le famiglie ma anche economicamente, perché ci sono diverse strutture ricettive e commerciali che sono in sofferenza in questo momento. Cate Dinisio ha un messaggio importante perché girano tante informazioni.
tanti allarmismi, che cosa si sente di dire? Mi sento di dire che tutto quello che passa su Facebook non è la realtà, spesso non abbiamo modo di verificare la qualità dell'informazione e quindi si sente veramente di tutto. Esistono i canali ufficiali che in qualche modo ci danno informazioni. È giusto avere tutte le informazioni per avere consapevolezza di qual è il problema, di qual è il meccanismo, ma diffidiamo da previsioni così più o meno azzardate o su tematiche che sono decisamente complesse e che quindi non si risolvono. Ci sono stati fenomeni di sciacallaggio anche in questo periodo e il comune di Pescara di Città Sant'Angelo ha fatto dei comunicati per dire che dei tecnici che suonano a casa spacciandosi per tecnici del comune chiedono soldi, insomma grazie. Per fortuna una signora non ha aperto la porta e ha lanciato l'allarme. Insomma, in queste situazioni diffidare dalle cose non ufficiali è sempre la cosa migliore. All'architetto noi chiediamo, perché sa che c'è molto allarmismo proprio per le persone, abbiamo visto delle immagini che insomma fanno molta impressione, però lei ci ha fatto riflettere sul fatto che poi in realtà la casa ha una funzione di quel tipo. Quando è che non bisogna allarmarsi, vedendo quella che è la situazione in generale, le paure, le foto che circolano, anche dalle scuole hanno circolato molte foto di studenti preoccupati? È un argomento molto delicato. Dire quando è opportuno allarmarsi e quando no è veramente cosa difficile e credo è preferibile non dirlo. Credo che la prudenza, l'attenzione sia maestra sempre, quindi nel dubbio è meglio, come dire, essere prudenti. Però io vorrei dire che in questo momento la cosa migliore da fare è lasciare che gli operatori dell'emergenza facciano gli operatori dell'emergenza. Evitiamo di sovrapporre con giudizi e con critiche perché non è il momento di farne. Avremo il tempo per criticare ciò che si è fatto e per sperare di fare meglio, perché non vorrei che dopo 50 anni dalla Valle del Belice noi riproponessimo i medesimi errori, ma questo sarà un'altra storia, lo faremo in un altro momento probabilmente. Ora è importante ringraziare il lavoro di tutti, perché noi vi abbiamo visto all'opera, vi vediamo sempre all'opera, sappiamo quanto è complicato, perciò noi abbiamo qui davanti delle persone che si muovono sull'emergenza, le abbiamo ascoltate per avere insomma un po' quelle che era di panare i dubbi e soprattutto smentire alcune voci importanti. Un ringraziamento alla Protezione Civile ci va, perché veramente è sempre in prima linea e in azione riesce anche a dare tranquillità a tante persone. Ci sono tanti anziani che in questa situazione sono veramente spaesati, li abbiamo visti anche a Montorio e insomma è preoccupante. Gli appelli sono stati fatti per il sostegno ai comuni e chi può insomma aiutare, questa è una cosa fondamentale. Ringraziamo anche gli esperti che ci hanno chiarito quelle che sono le informazioni da cogliere e quelle che insomma possono essere lasciate sui social network. Ovviamente maggiori aggiornamenti li daremo in queste settimane, perché sono tutti al lavoro, non si sa ancora se si può chiudere l'emergenza, tutto quello che serve. Aspetteremo anche l'intervento del governo e vedremo come andrà. Grazie a tutti gli ospiti. Grazie. E per noi invece l'appuntamento è la prossima settimana.